Amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati a Urbino, la perla del Rinascimento. Cuore del Ducato quest'anno dedica Urbino in acquarello ai 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro con una mostra, una di quelle mostre di cui ogni tanto si sente il bisogno. Un dono culturale all'umanità, bellissimo titolo perché i giovani che sono qui da tutto il mondo, da tutte le scuole, da tante provenienze diverse si sono dati appuntamento per riunirsi, disegnare, dipingere e colorare di nuovo la città di Urbino. Andiamo a conoscere un po' i suoi protagonisti. Sono arrivati tanti artisti da tutto il mondo per l'ottavo edizione del Festival Urbino Acquarello. E il titolo quest'anno è Il dono culturale all'umanità, in onore al Duca Federico Montefeltro. È l'obiettivo che la città di Urbino diventa un punto di scambio culturale e artistico. Abbiamo tanti paesi quest'anno, abbiamo i ragazzi, sono arrivati anche dall'Università di Georgia, e abbiamo i bambini qui delle scuole, le scuole Villa del Popolo e Infanzia, e le scuole, l'Istituto Comprensivo Volponi, abbiamo il Liceo Artistico di Urbino, abbiamo il Liceo Scientifico delle Scienze Umane Laurana, abbiamo anche il Liceo Artistico di Giovanni XXIII di Milano che sono presenti con noi con 17 studenti e abbiamo tanti artisti da tutto il mondo, abbiamo tre bellissime sedi delle mostre quest'anno, anche quattro. Abbiamo mostra internazionale all'interno della data Orto dell'Abbondanza, dove ci sono le opere di internazionali e nazionali. Abbiamo al Collegio Raffaello, c'è una sala allestita proprio delle scuole e poi all'interno della nostra manifestazione ci sono tre esposizioni, una per il maestro Marcello Lani alle sale Castellari del Palazzo Ducale, e abbiamo l'oratorio San Giovanni per il maestro Pedro Cano, un maestro spagnolo di fama internazionale, e abbiamo all'interno dell'oratorio San Giuseppe una mostra del maestro Angelo Gorlini che ha una tecnica anche diversa dell'acquarello. Quindi diciamo che il festival ha preso tutta la città di Urbino, ringraziando molto il sindaco e l'amministrazione comunale che appoggia molto questa iniziativa. La nostra associazione è nata nel 2016, quindi siamo nell'ottava edizione. Lo scopo principale è quello di unire o di mettere a confronto artisti di carattere internazionale, quindi mondiale, tra loro tanti artisti, per coinvolgerli a tanti fini, allo scopo sociale, allo scopo della solidarietà, della pace, dell'unione dei popoli, fra i popoli. Quindi di conseguenza è una formula che secondo il mio avviso nessuno avrebbe potuto, anche il sottoscritto, potuto pensare che questa associazione potesse avere un effetto così tanto partecipato. Ecco.